Buon proseguimento di giornata da Radio Nettuno. Siamo giunti all'approfondimento CISL consueto, quest'oggi con Claudio Arlati, responsabile regionale della formazione della CISL Emilia Romagna e professore a contratto dell'Università di Padova. Arlati, buongiorno. Buongiorno. Tema sicurezza. Lei prima, microfoni chiusi, mi spiegava che i dati li avremo il 23 novembre dal rapporto INAIL, ma abbiamo stime decisamente precise, quindi argomento da trattare insieme questa mattina. Situazione in Emilia Romagna. Qualche dato per iniziare? Sì, i dati non sono molto positivi, nel senso che in Italia gli infortuni sul lavoro sono 775.000, quindi ancora tantissimi, certamente in diminuzione rispetto a qualche anno fa. In Emilia-Romagna nel 2010 si stima si siano verificati 105.000 infortuni sul lavoro. Prima dicevo dati non positivi perché l'Emilia-Romagna è comunque la seconda regione a livello nazionale per infortuni sul lavoro. Siamo secondi solo alla Lombardia. In termini di incidenza, cioè di rapporto tra gli infortuni sul lavoro e la popolazione lavorativa attiva, siamo addirittura al primo posto. Senta, quindi c'è molto da lavorare anche in ambito prevenzione. A questo punto la campagna di sensibilizzazione a livello europeo su cosa verte? Sì, c'è molto da fare, dobbiamo fare molto noi come organizzazioni sindacali, devono fare molto anche le associazioni dei datori di lavoro, le imprese, i rappresentanti sindacali nelle imprese, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. La campagna verte sul tema, un tema fondamentale, che è quello della manutenzione. Molti lavoratori, molte lavoratrici si fanno male anche perché vi sono ambienti di lavoro, macchine, attrezzature non correttamente manutenute. E qui vi sono sostanzialmente 8 raccomandazioni che riteniamo fondamentali e che l'Unione Europea in qualche modo evidenzia per tutti i lavoratori e per tutti i datori di lavoro. Se vuole proviamo anche a ripercorrerle molto velocemente. Certo, certo. Allora, la prima regola è pianificare la manutenzione di macchine e attrezzature. È tutto previsto nei libretti che accompagnano appunto le macchine e le attrezzature, che definiscono i tempi nei quali effettuare la manutenzione. La seconda regola è di non improvvisarsi riparatori delle macchine in caso di guasti, ma ovviamente rivolgersi alle persone in grado di svolgere la manutenzione sia di macchine che di attrezzature. La terza regola è, prima della manutenzione, disinserire la macchina. Regola che sembra scontata, ma ci sono molti infortuni anche mortali dovuti al fatto che si mantiene la macchina o l'attrezzatura senza prima disinserirla. La quarta regola è: interveniamo solo con i giusti dispositivi di sicurezza, quindi anche qui non l'improvvisazione, ma quando si interviene è opportuno indossare dispositivi di sicurezza individuale previsti. Quinta regola: ci proteggiamo dalle cadute dall'alto, cosa che ha a che fare ovviamente anche con le azioni di manutenzione effettuate negli edifici, che prevedono il dover andare magari su un tetto, su un'impalcatura. Sesta regola: nell'elettricità lavora solo personale specializzato. Anche questa non credo abbia bisogno di molti commenti, è una regola importante. Settima regola: allontaniamo le sostanze infiammabili. Ottava regola: attenzione al lavoro in spazi stretti, in spazi confinati. Su questo c'è un recente decreto del Presidente della Repubblica che definisce alcune regole anche per il nostro paese, per il nostro sistema. Senta Arlati, in tempi di crisi queste regole corrono il rischio anche di essere messe in disparte? Cioè c'è questo rischio che magari proprio per spendere meno si cerchi di fare aggiustamenti non propriamente in regola, diciamo? Il rischio c'è, il rischio è molto forte, però vi è anche una stima, che è una stima interessante, sul costo della non sicurezza. In Italia il costo della non sicurezza è stimato attorno ai 24 miliardi di euro l'anno, quindi il valore sostanzialmente di una manovra finanziaria. Se si facesse più sicurezza sul lavoro ci sarebbero meno costi e quindi le imprese potrebbero risparmiare, quindi
Molto spesso la sicurezza sul lavoro viene vista e ridotta solamente ad un costo. In realtà la sicurezza sul lavoro può essere ed è certamente un non costo, un risparmio anche per le imprese. Non dimentichiamoci mai che un lavoratore che si fa male deve essere sostituito da un altro lavoratore che costa, è meno esperto, meno capace. Molto spesso arriva l'ispezione dell'azienda USL e quindi è probabile che ci siano sanzioni. Il lavoratore che si fa male è un costo per la collettività perché deve essere curato, magari ha bisogno anche di indennità. E quindi la sicurezza, lo ripeto perché per noi è una cosa fondamentale, è anche e soprattutto un non costo. La sicurezza sul lavoro è un non costo, è un risparmio. Arlati, perché sono così dolenti le note dell'Emilia Romagna rispetto all'ambito nazionale? Cioè, voglio dire, per certi aspetti siamo una regione che non si può lamentare, dal lato della sicurezza c'è ancora invece a quanto pare tanto da fare. Sì. Intanto per il nostro tessuto produttivo, che è un tessuto produttivo costituito da tante piccole e medie imprese e quindi è più difficile per ciò che riguarda le piccole e medie imprese organizzare un sistema efficiente, efficace in merito alla salute e sicurezza sul lavoro. Quindi questa è il primo, diciamo, la prima ragione sulla quale sarebbe necessario fare una riflessione, cioè come intervenire. Noi ci abbiamo provato attraverso dei sistemi, chiamiamoli di parentiticità, nei quali le associazioni sindacali e le associazioni datoriali cercano di collaborare per migliorare la situazione, penso all'artigianato. Il secondo tema è che purtroppo la nostra regione, qui stiamo parlando anche delle aziende USL, della medicina del lavoro, ha smesso da un po' di tempo di essere all'avanguardia in merito alle linee guida per le imprese, per le aziende, in merito anche alla vigilanza fatta, che è anche una vigilanza di indirizzo rispetto alle questioni che hanno a che fare con l'applicazione della normativa da parte delle imprese, da parte delle aziende. Ecco. Quindi c'è un tema. E in terzo luogo, credo, e lei lo ha detto molto bene prima, la crisi dà alibi a molti, quindi io non sto parlando solo degli imprenditori, ma anche purtroppo di noi che ci occupiamo della tutela dei lavoratori, di occuparsi di altre cose, che parrebbe avessero la priorità, insomma, il mantenimento del posto di lavoro, l'accesso agli ammortizzatori sociali, ma in realtà sono prioritarie se fatte assieme anche alla salute e sicurezza. Ecco. Senta, sono già stati incrociati i dati 2010-2011 per capire i vari trend settore per settore? Allora, è chiaro che su questo noi siamo ancora, disponiamo ancora solo di stime, abbiamo detto prima che i dati 2010 saranno definitivi solamente a partire dal 23 di novembre, ci sono delle tendenze, queste tendenze parrebbero essere non positive, cioè vale ancora una purtroppo non positiva tendenza in base alla quale se l'economia dà segnali di ripresa aumentano anche gli infortuni sul lavoro. Quindi molto probabilmente si avranno nel 2011 più infortunati sul lavoro, più morti sul lavoro e sicuramente più malattie professionali. Perché un altro trend, diciamo, interessante è che mentre vi è una diminuzione degli infortuni sul lavoro, vi è un aumento delle malattie professionali, cosa che ci dovrebbe far riflettere. Senta, i settori nell'occhio del ciclone per quanto riguarda la nostra regione, dal lato infortunistica, quali sono? Allora, certamente l'agricoltura, ci sono molti ribaltamenti di trattori, su questo credo che anche il notiziario della vostra radio dia puntualmente purtroppo notizia di agricoltori morti in queste circostanze. L'edilizia rimane ancora un settore soggetto a un'alta incidenza di infortuni sul lavoro e anche di morti sul lavoro. E poi il settore dei trasporti nel quale avviene molti infortuni sul lavoro e si verificano anche molte morti sul lavoro.
vorrei aggiungere anche i servizi. Vi è un aumento significativo in controtendenza a ciò che accade per il resto dell'economia di infortuni sul lavoro nel settore dei servizi, in modo particolare in riferimento a quella cooperazione che oggi molto spesso si occupa di logistica. È una cooperazione molto spesso spuria, che non aderisce alle principali confederazioni delle cooperative, cioè Lega Cooperative, Conf Cooperative per essere chiari, dove la salute e sicurezza non viene pressoché applicata, non c'è un sistema all'interno di tutela dei lavoratori. Arlati, domanda scontata, ma cosa si può fare per invertire questa tendenza? Come vi state adoperando per evidenziare il problema, ma anche in modo particolare le soluzioni al problema? Allora, intanto bisogna applicare la norma, che è una delle più belle d'Europa, non in termini formalistici, come spesso accade, cioè mettendo a posto le carte, ma dando effettività a quanto previsto dal testo unico sulla salute e sicurezza, in tutte le imprese, in tutte le aziende, nessuna esclusa. In secondo luogo, il tema della salute e sicurezza sul lavoro deve ritornare a diventare una priorità per tutti, quindi per i datori di lavoro e anche per chi fa sindacato nelle aziende, per chi rappresenta i lavoratori. A prescindere dalla situazione in cui ci si trova, anzi, la capacità di ristrutturare le aziende e di accompagnare i lavoratori in cassa integrazione, quei contratti di solidarietà, deve essere fatta sempre nel rispetto della salute e sicurezza, quindi una riorganizzazione del lavoro centrata sulla salute e sicurezza. Il terzo aspetto, anche la regione Emilia-Romagna e quindi anche le aziende sanitarie locali della regione Emilia-Romagna devono riprendere a essere protagoniste della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come lo sono state in passato, attraverso linee guida, attraverso un'assistenza alle aziende e alle rappresentanze dei lavoratori per arrivare ad una applicazione appunto effettiva del testo unico sulla salute e sicurezza in tutti i posti di lavoro. Claudio Arlati, responsabile regionale della formazione della CISL Emilia Romagna, nonché professore a contratto dell'Università di Padova. Arlati, magari avremo modo di ritrovarci anche dopo il 23 novembre per parlare di numeri veri, anche se le stime auspichiamo che potessero essere molto vicine alla realtà. Grazie intanto per le parole spese questa mattina. Buona giornata. Grazie a lei, grazie.